Amministrative 2024, Radio Politica c'è sempre. Questa sera abbiamo in studio l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale Francesco Foggia, al quale diamo il benvenuto qui a Vivi Mazzara. Grazie a voi per l'invito, ringraziamo a tutte quelle persone che ci seguono da casa, dal mondo social. Perfetto, so che c'è molta gente pronta ad ascoltare le tue dichiarazioni di questa sera dopo il comunicato stampa che ieri notte si può dire avete mandato a tutta la stampa in merito all'avere accettato di far parte per queste amministrative della coalizione del centrodestra a sostegno della candidata Vita Eppolito che tra l'altro qualche ora fa ci ha mandato un comunicato stampa accettando quella che era la vostra richiesta. La forza dei fatti scende in campo con il suo leader qui presente. Innanzitutto voglio dire, come mai avete deciso di far parte di questa coalizione? Diciamo subito che nasce tutto da un'ampia condivisione dove si è lavorato per alcuni mesi, ma più che altro abbiamo lavorato insieme a tante altre forze politiche, con prevalenza del centro, centrodestra, e con una parte civica importante della città, dove sicuramente non si rivedono né nell'uno né anche nell'altro progetto che per oggi comunque si erano esposti. Ecco. Oggi come oggi noi abbiamo lavorato sull'altro polo, su un'altra candidatura nuova, più che altro per cercare di fare contenti quelle persone che erano indecisi per andare a votare, ma facendolo da una cosa molto semplice, cioè da quelle persone che in questi anni hanno catalizzato quel voto d'opinione perché hanno lavorato in maniera seria in questo territorio. Voi sapete il grande rapporto che ci lega insieme al Presidente del Consiglio Comunale Vito Cancitano e abbiamo deciso circa un anno fa di andare insieme per le prossime amministrative. Considerato che noi siamo persone operative, che lavoriamo, che lasciamo volentieri le parole agli altri, ma ci dedichiamo molto ai fatti. Perché poi alla fine in politica sono i fatti quello che contano. Noi le chiacchiere, la caciara politica, li lasciamo volentieri agli altri. E tu vedrai anche stasera che a noi non interessano i pregiudizi, l'invidia, la gelosia, non sono sentimenti che ci appartengono. Noi siamo qui per costruire, per cercare di amministrare una città degnamente sotto il nome di Mazara del Vallo. Mazara è una città straordinaria. E io credo che merita una classe politica straordinaria. Per fare tutto ciò abbiamo cercato di tessere la lana, no? Vedere chi ha veramente a cuore questo territorio, cercando di trovare sotto una candidatura seria una prospettiva politica importante. Tu sai che in questi 3-4 giorni sono esplosi i comunicati stampa, no? Quasi quasi la città lo avvertiva perché. Diciamo comunicati stampa collegati alla candidatura di Vita Eppolito, ecco. Perfetto. Che Vito Eppolito in questi anni, cioè nel corso degli anni, ha dimostrato che è una persona di esperienza, che ha dimostrato anche di avere un'ambienza del consenso e che è riuscita proprio a coagulare sotto il suo nome attraverso proprio questa coalizione. Perché noi in questo periodo abbiamo cercato, abbiamo vagliato e c'erano varie ipotesi in città che potevano nascere. E abbiamo cercato un nome che includeva, che non escludeva nessuno e che comunque faceva rimanere contenti tutti mantenendo certi equilibri. Sotto il nome di Vito Eppolito, tra l'altro una grande professionista che sicuramente non è seconda a nessuno perché è già amministrato, ha fatto assessore, ha un'esperienza È politica. stato assessore alla cultura durante l'amministrazione Nicolò Vella. Sì, ha dimostrato, diciamo, tutte le sue qualità. Abbiamo voluto portare proprio lei, che è proprio l'anello di congiunzione di questo mondo del centrodestra, ma anche del mondo civico, del mondo del volontariato. In questi giorni abbiamo visto questi comunicati che arrivano di notte, quasi quasi per fare sognare questa città, e noi siamo nel mondo dei sogni, ma siamo sogni quelli concreti e reali. Siamo
Sai quante cose Francesco Foggia, durante il suo percorso politico e non, si è immaginato di fare e poi realizzato in questa città? Perché quando uno ci crede e c'è passione e c'è amore, i risultati poi si ottengono. Poi parliamoci chiaro, Vito Eppolito, per la statura che ha, è una persona che ha molta credibilità in città, per il ruolo che ha, per la famiglia che ha. Non sto qui io a presentarla, la conoscete forse più voi che io, ma di quello che io l'ho conosciuta e dai dialoghi che ho avuto, dei confronti, posso dire che è una persona preparata, piena dei contenuti e che incarna, secondo me, proprio quel grande ruolo da primo cittadino. Tra l'altro bisogna dire, scusa Francesco, che Vito Eppolito allo stato attuale è l'unica donna candidata a sindaco a Mazara del Vallo, e questo è un segnale importante anche per il mondo femminile. Innanzitutto è una persona portatrice di fiducia di una coalizione che l'ha subito indudato perché è una grande certezza. La stessa certezza che ha Alessandro Mazzarò, perché io ti posso dire che in questi giorni, dove vado, in giro, oggi come oggi si parla della Eppolito. E vuol dire che qualcosa l'abbiamo fatta. Non è una persona che è in secondo piano. Vado nel mondo della scuola, vedono Francesco Foggia, hanno visto anche il mio comunicato questa mattina. Foggia. E allora è certa, ho detto noi la dobbiamo convincere. Oggi ha fatto un comunicato che tra l'altro scioglie le sue riserve, la quale accetta questa ampia condivisione di questo importante progetto e noi siamo orgogliosi, fieri, onorati di questa scelta, perché sappiamo di avere un valido candidato che ha una certezza importante, che c'è un gruppo di persone serie che ha lavorato, che ha fatto e che vuole fare e realizzare per il progetto. Diciamo che c'è un'offerta politica importante, perché guarda, caro Piero, questa è una città che in questi anni non me ne voglia nessuno, è andata avanti in maniera altalenante, galleggiando, perché quando uno presenta una classe politica bisogna essere quasi quasi più coerenti possibile. Noi in questi anni abbiamo visto tutto e il contrario di tutto, gente che si trovava all'opposizione, che poi ha avuto ruoli di assessore, gente che si trovava contro il progetto dell'amministrazione Quinci e che poi si trovava anche in giunta, e gente che magari che si è battuta sotto questo progetto e poi magari si è visto comunque sfumare questo grande obiettivo andando fuori dalla giunta. Io dico che per fare politica, al mio parere, ci vuole serietà. La serietà sta nel presentare una giunta. La serietà sta a rappresentare una classe politica, poi la politica tutta, attraverso i canali regionali e nazionali, lavora per il territorio. Ma se noi altaleniamo sempre assessori, vengono sostituiti, sicuramente non diamo quella visione di una politica coesa che possa portare progetti e soprattutto risultati al nostro territorio. Noi in questi anni non abbiamo avuto una politica concreta di collegamenti regionali e nazionali. Abbiamo avuto una politica altalenante. Questa città ha bisogno di una politica importante che ha i suoi riferimenti politici. E in questo preciso istante, dopo quel comunicato che è stato fatto del centrodestra, possiamo dire che siamo il vero centrodestra allargato, perché centrodestra è vero che ha individuato una figura, ma poi il mondo civico, il mondo del volontariato e anche altre parti. Partiti che ci sono stati alcuni esponenti dei dirigenti del PD che hanno fatto pure un comunicato, ci sono altri esponenti che faranno qualche altro comunicato in questi giorni, che fanno Ancora comunicati devono arrivare, ma c'è ancora comunicati a sostegno dell'Eppolito, ti Francesco. posso garantire che si sta facendo un grande lavoro, ma il problema sai cos'è? Che noi non cerchiamo nessuno, noi non avevamo dato certezze di chiusura, ma noi sapevamo di avere chiuso. Che sia chiaro, sotto il nome della Eppolito, perché quando si lavora in maniera. Guarda, in questi giorni ci sono stati dei confronti, anche accesi, perché la politica è anche l'arte del compromesso, è anche, come posso dire, discutere, confrontarsi, Certo. però poi alla fine, dentro un Bisogna tavolo, trovare la dentro una sintesi. stanza, si è trovata una quadra nell'interesse della nostra città, per andare e arrivare a una proposta seria. La proposta seria è quella che noi oggi abbiamo fatto. Abbiamo la Democrazia Cristiana, che ad oggi è una grande realtà della nostra città, sotto il nome del capitanato dal Presidente del Consiglio Comunale Vito Cacetano e dal grande lavoro che sta facendo Roberto Cacioppo in città in qualità di segretario. Abbiamo l'MPA, che tra l'altro è uscito dalla Giunta con l'assessore Tresi Diadema,
dove dentro le MPA ci sono persone valide come il segretario provinciale Mareco Ops, poi ci saranno esponenti vicino all'ex sindaco Giorgio Macaddino e tante altre figure che hanno lavorato per cercare di trovare questa soluzione per realizzare questa grande famiglia. Poi abbiamo altri gruppi importanti, abbiamo Giovanni Quinci con l'UDC che ha fatto un passo indietro con intelligenza per cercare di raggruppare quell'area moderata di centro. Questo significa grande senso di responsabilità. Io ringrazio Giovanni Quinci per aver fatto questa scelta. In più abbiamo alla fine Forza Italia. Forza Italia che non è seconda a nessuno perché è stata anche da Colland per chiudere questa coalizione. D'altro, Forza Italia è stata quella forza di partito che ha tenuto sospeso tutta la coalizione dal periodo natalizio ad oggi, perché è chiaro se la Ippolito ha accettato e perché poi con l'accettazione di Forza Italia nella chiusura della quadra del centrodestra è stato poi tutto più facile, no? Cioè Forza Italia è stato quel partito che ha determinato la chiusura del centrodestra a sostegno di Vito Ippolito. È chiaro che Vito Ippolito ha sciolto la riserva oggi perché era normale che prima doveva capire se tutti i partiti erano d'accordo. Guarda, Forza Italia nel nostro territorio è una grande realtà, ha un deputato che è il parlamentare Pellegrino, ma poi ha un segretario provinciale che è l'onorevole Tonicilla, che durante il suo percorso elettorale ha dimostrato di non essere secondo a nessuno e di avere sempre un consenso e un seguito. Proprio Forza Italia è stato quello, insieme a tutte quelle persone che abbiamo lavorato, di cercare di far nascere un progetto serio sotto il nome di Vito Ippolito. Noi sappiamo i rapporti personali che in passato c'erano di rispetto politico tra la Ippolito e Tonicilla. E forse siamo stati anche intelligenti a trovare questa importante soluzione. Quando io parlo di inclusione, questa è una grande realtà. Certo, Forza Italia c'erano persone che andavano in televisione e andavano a dire è inutile che parlate con Forza Italia, tanto ha chiuso con questo sindaco o l'altro. Questo è stato... No, è chiaro che si parlava di un dialogo, un tentativo di entrare nel gruppo di Nicola Cristaldi, nella coalizione di Nicola Cristaldi. E pare che qualche contatto ci sia stato, poi magari Tonicilla, forse perché sollecitato dal presidente della regione Schifani, ha cercato di trovare l'indicazione giusta per sposare il progetto del centrodestra. Diciamo che sono valutate molte soluzioni in questo territorio. Sicuramente Tonicilla avrà parlato con l'amministrazione, con la proposta di Nicola Cristaldi. Infatti qualcuno già lo dava certo. La verità è che esiste un disegno politico di una politica seria fatta anche dai partiti che oggi come oggi governano la regione Sicilia come governano il governo nazionale. E Tonicilla ha fatto una scelta di centrodestra insieme all'UDC, insieme alla DC e l'MPA. È l'unica scelta, diciamo, moderata che guarda al centro in città, chiara e ben determinata, con quattro simboli di partito, a differenza di altri. Noi abbiamo preso atto che c'è stato, per esempio, Fratelli d'Italia, che ha fatto una scelta di appoggiare il sindaco di Azione. Qualcuno dice, ma qua c'è qualche esponente del PD. Se Fratelli d'Italia appoggia il sindaco di Azione, ci possiamo permettere di avere qualche scontento del Partito Democratico che guarda al centro, perché alla fine siamo un'area moderata, perché sappiamo pure che esponenti della Lega si trovano a fianco la proposta di Nicola Cristaldi. Quindi tutto sommato abbiamo un'area moderata di gente che dialoga, che guarda a destra, a sinistra e al centro, anche se tutti insieme, come diceva D'Ursulzo, dobbiamo volare in alto, ma sempre guardando al centro, e stiamo aggregando tutte quelle fasce scontente sotto questo nome, che è un nome, dico io, che aggrega. E questa è la cosa meravigliosa che incute paura nel nostro territorio per adesso alla politica disfattista. Perché noi siamo per fare, noi proporremo una politica di fatti, di proposte, e tu vedrai in questi mesi, nella marcia di avvicinamento, che noi non saremo qui per ledere l'immagine di nessuno, parleremo con una pacatezza tale da cercare di raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo fatto in passato. Se tu ti ricordi in passato, quando io mi sono candidato,
Ho lottato, mi ricordo il primo spot elettorale che ho fatto, che riguardava proprio l'ospedale di Mazara del Vallo. Una volta eletto, una politica seria, perché oggi come oggi, attraverso questa politica di bassa lega, abbiamo sfaldato quel grande lavoro che si era fatto per l'ospedale di Mazara del Vallo. Noi l'avevamo riempito di contenuti, grazie al nostro concittadino Massimo Russo, sarò stato anche fortunato, è stata la mia richiesta la radioterapia, l'abbiamo avuto, e ho lottato affinché il nostro ospedale veniva riconosciuto come ospedale di primo livello e ci siamo riusciti durante il governo Musumeci e c'è stata proprio una mia interrogazione e una risposta dell'assessore Razza proprio a Francesco Foggia. Detto questo, in questi anni si è visto il declino anche per una politica assente, perché ci sono ospedali, ci sono esponenti politici anche in maniera campanilistica che stanno cercando di potenziare città come Castelvetrano, come Trapani, emarginando e offendendo l'offerta sanitaria mazzarese, e questo noi non ce lo possiamo permettere. Per questo noi abbiamo bisogno di una politica seria, e attraverso queste sigle di partito, attraverso anche quella parte del mondo civico, attraverso quella parte delle persone che hanno lavorato sempre per il bene della città, per il bene comune, cercheremo di farci valere. Una cosa è certa, con Francesco Foggia che ritorna alla politica, vi posso garantire che l'ospedale sarà riempito di nuovo di contenuti e sarà sicuramente, e più che altro sarà di primo livello per come dice il DM70, per come dice il ministro della sanità. Non possiamo noi essere solo primo livello sulla carta. Noi dobbiamo migliorarci, dobbiamo avere quei dottori che noi avevamo lasciato, iniziando dal dottore Urso che se n'è andato poi al Termini Imerese. Noi queste cose non ce le possiamo. Io dico, ma la politica però in questi anni cosa ha fatto? Una politica seria che intraprende un dialogo, in questo caso, visto che Fratelli d'Italia si trova Al al governo. governo, parlava con il deputato Catania, che sembra che abbia qualche interesse verso più Castelvetrano, cercando di demolire quello di Mazara. E gli esponenti delle Fratelli d'Italia cosa fanno? Riescono a interloquire e a responsabilizzare Catania? Io ci sarei riuscito, ma state tranquilli che fra qualche mese cambierà la storia dell'ospedale di Mazara del Ma Vallo. intanto dimmi una cosa, tu ti candiderai al consiglio comunale? Sì, l'ho sempre detto. L'ultima volta quante voti hai preso nel 2019? Anzi no, nel 2019 2014. c'è stato un quicco qua, insomma non Sì. sei riuscito a presentare la lista per varie vicissitudini, ma quando eri vicepresidente del Consiglio quanti voti hai preso? L'ultima volta che ti sei Io avevo candidato? preso 600 voti. 600 voti, perfetto. Quanti voti ti aspetti quest'anno? Questo non lo so, dice la città, non sono un mago. Se sono una persona che avrò fatto bene, sicuramente cercherò di raccogliere i miei frutti. Naturalmente non lo devo dire io. Posso dire che in città c'ho un voto d'opinione. Sì, godi di ottima stima. A differenza di altri che magari vogliono il consenso a tutti i costi. Invece no. Io rispetto delle persone, ho rispetto di chi mi sostiene, del mondo del volontariato, della società civile. E anche da chi la pensa diversamente da me, ho rispetto di tutti. Chi mi darà fiducia, io li ringrazierò, ma sappiate che io comunque sarò il consigliere di tutti. Perfetto, allora Francesco, quest'estate si parlava di una tua eventuale candidatura a sindaco perché molti sostenitori ti avevano, diciamo, invitato a riflettere per questa eventuale possibilità. Poi tu hai ringraziato, hai detto io voglio mettere a servizio della città, non è il momento di ambire a tutto ciò. Di conseguenza adesso magari tu hai un'ambizione, no? Radio politica che tu conosci bene nelle intercettazioni sostiene che tu hai l'ambizione di andarti a sedere nella presidenza del Consiglio Comunale. Diciamo subito che forse anche voi, attraverso i comunicati che avete fatto quest'estate, c'è stata una grande attestata di stima da parte della cittadinanza di Mazara sotto il nome di Francesco Foggia. Premesso che io non ho mai detto di volermi candidare a sindaco, era qualche forza politica che aveva messo in campo il mio nome. La verità è che questa città si soffre di invidia e di gelosia. E io ho capito che questa città, se una persona fa, deve essere demolita. Se una persona non fa, diciamo che passa inosservato. Siccome io voglio continuare a fare per la mia città, ho detto: non sono pronto per far ricoprire questo ruolo, però
sono pronto per candidarmi di nuovo al Consiglio Comunale ed entrare dentro il Palazzo Comunale dalla porta principale, perché ho considerato che ho fatto già 5 anni di consigliere comunale, poi altri 4-5 anni di vicepresidente del Consiglio Comunale, ho detto che ho l'esperienza giusta per cercare di ricoprire un ruolo di fondamentale importanza. Certo, so, con umiltà dico che sono un po' ambizioso, ma saranno i cittadini mazzarese a dire se vogliono veramente Francesco Foggia per cercare di ricoprire questo ruolo. Non mi dispiacerebbe, lo sappiamo tutti, ma va fatto attraverso un discorso di coalizione. Dobbiamo essere tutti contenti, dobbiamo mantenere gli Giustissimo, equilibri. Si certo. discute quando sindaco. Se loro riconoscono che io possa ricoprire questo ruolo, io li posso solamente ringraziare, ma deve essere un discorso no che Francesco Foggia si deve imporre, deve essere un discorso tra l'area moderata, tra le liste civiche, per capire se ci sono questi presupposti. Sicuramente non mi manca l'esperienza, perché già 10 anni sono stato dentro il Consiglio Comunale e poi dicendo, è proprio lì dove mi rivedo. Mi piace il confronto, la cura della politica, mi piace stare lì, confrontarmi anche con l'opposizione, con la maggioranza, perché è poi il sale della politica, no? Il pepe, stare lì a confrontarti con quelle persone e poi magari facendoli cercare di riflettere con l'obiettivo di fare una politica seria. Io cercherò sempre di essere costruttivo. Ma per come ho sempre fatto, ma lo dimostrano i fatti, io cercherò di lavorare anche in base al ruolo che andrò a ricoprire. Sicuramente sarò un grande alleato del sindaco e non sarò mai di contrasto, perché sono fermamente convinto che il programma si deve realizzare, si deve fare. Non possiamo solo fare false promesse. Quando Francesco Foggia era in politica, lavorava sul mondo della disabilità, adesso i ragazzi diversamente abili sono di nuovo a casa. Dobbiamo riportare fuori, dobbiamo far uscire. Francesco Foggia lavorava per le periferie. Mi ricordo quando ho fatto sostituire una condotta idrica di circa quasi 1 chilometro a Borgata Costiera. Mancavano gli ultimi 800 metri per sanare quella condotta idrica tutta in politerene, ma in questi anni non l'ha fatto nessuno. Qui devo ritornare io per sostituire questa condotta idrica in politerene, perché ad oggi non l'ha fatto nessuno. Magari qualcuno oggi mi ascolta e la farà e io sono contento, che sia chiaro. Vuol dire che anche il mio intervento oggi qui è servito a qualcosa. Faccio questa proposta, visto. Certo, Francesco, scusami se ti interrompo, anche perché il tempo passa e non possiamo non offrirti un buon caffè. Per cui invitiamo la nostra assistente a preparare il caffè. Intanto ringraziamo Emanuele Campisi, sempre alla regia. Ecco, per cui la campagna elettorale a breve si infiammerà, perché Vita Eppolito già si è presentata con le liste che l'appoggiano. Cosa che gli altri candidati sindaco ancora non hanno fatto, né Nicola Cristaldi e nemmeno Salvatore Quinci non hanno ancora mandato gli alleati in maniera così pubblica come ha fatto il centrodestra a sostegno di Vita Eppolito. Aspetteremo, ovviamente c'è molto work in progress, tutti stanno lavorando, ma che campagna elettorale prevedi? Allora, da un lato l'attuale sindaco Salvatore Quinci. Poi l'esperto politico, già presidente dell'ARS Nicola Crisaldi, è già sindaco di Mazara per 10 anni, e poi Vita Ippolito. Penso che saranno questi tre che andranno per le amministrative per la conquista della poltrona più importante del Palazzo dei Carmelitani. E allora, analizziamo queste tre candidature. Allora, per analizzare queste tre candidature dobbiamo parlare anche delle liste a supporto, perché dobbiamo capire pure se sono liste piene di contenuti o sono liste solo come simbolo. Perché io posso avere 10 conto correnti e ci metto 100 euro l'uno e ho 1000 euro, posso avere 4 conto correnti e ho 1 milione di euro ogni conto corrente e ne ho 4 milioni di euro. Perché oggi come oggi sento parlare di liste, sembra che ci sono 50.000 persone candidate. La verità è che oggi una dimensione politica, una struttura politica la dà proprio Vita Ippolito, che nasce proprio questa candidatura sull'esigenza di rinnovare. Io credo che, non me ne vogliano gli altri, ad oggi quest'area moderata ci sono figure di fondamentale importanza che hanno il vero consenso elettorale di opinione. Anche Salvatore Quinci ha una corazzata comunque, perché sempre se rimangono tutti con l'amministrazione Quinci, Certo, intanto è perché arrivato il caffè caldo, grazie. Francesco, eccolo, eccolo, eccolo. Vai nelle tazzine colorate che brillano sempre
da molti anni qui a Vivi Mazzara. L'arte è l'anima della nostra cultura. Queste tazzine sicuramente in questi anni hanno fatto parlare tanto delle tue trasmissioni, Trasmissione, eccetera, eccetera. esatto. Ma io lo prendo con molto piacere perché io con il sindaco Nino Cristaldi a loro ho avuto sempre un grande rapporto di rispetto e di stima. E quindi lo bevo con piacere. Io credo che oggi il sindaco Quincy, non so se ha 4 o 5 liste, non ho idea. Sicuramente ha Fratelli d'Italia che farà una lista. E il vice sindaco Vito Billardello, poi penso che avrà un'altra lista il sindaco e poi ci sarà un'altra lista ancora dove andranno a confluire diverse anime che lo sostengono. Credo che saranno 4-5 liste. Noi ad oggi abbiamo 5 liste certe e stiamo lavorando sulla sesta lista. L'amministrazione però pieni di contenuti, che sia chiaro. L'amministrazione la proposta del sindaco, del vecchio sindaco Cristaldi dice di avere 4 liste, so che c'è qualche nome dentro, di persone che comunque io rispetto, sicuramente sarà una campagna elettorale da parte nostra abbastanza rispettosa degli avversari, perché io ho sempre detto che noi non abbiamo nemici da abbattere, noi abbiamo avversari, gli altri magari ci considerano avversari perché già si vedono sui social il tono di cui vogliono portare questa campagna elettorale, se facciamo delle riunioni già c'è qualche esponente politico pronto a commentare, io dico invece noi dobbiamo abbassare i toni. Ma lo dobbiamo fare per l'interesse della nostra collettività, dobbiamo dare un'immagine seria della nostra città. Lasciamola stare, la politica di Bassalega, di Bottega, di Caciara. Capisco che per qualcuno è l'ultima spiaggia. Guarda, io sono stato 5 anni fuori dalla politica mazzarese, però ti posso garantire che in questi anni mi sono arricchito di amicizie. Ho visto la politica al di fuori e sono contento anche di aver fatto questa esperienza. E ho maturato sempre quell'idea che basta che uno si comporta bene e viene rispettato. E se oggi sono rispettato da alcuni personaggi del mondo della politica e non, vuol dire che cosa importante in questi 5 anni ho fatto o ho continuato a fare. Io dico che noi dobbiamo cercare di portare proposte politiche, parlare di programma elettorale, quello che vogliamo fare noi. Programma elettorale significa che dobbiamo realizzare quasi tutto ciò che noi diciamo, che dichiariamo, e stiamo lavorando attraverso Vito e Paolo, attraverso tutto lo staff in cabina di regia per presentare la nostra proposta politica, ma una proposta di quelle cose che si devono realizzare. Noi non siamo qui per criticare l'uno o l'altro. Io le mie critiche le ho fatte in base a quello che ho detto sulla discontinuità, sul modo di fare politica per galleggiare. A noi interessa una politica chiara e netta di governo con i collegamenti regionali e nazionali, perché solo così tu puoi realizzare le cose a Mazzara e portare i finanziamenti. Perché se non hai certi rapporti con la politica, adesso con Schifani, con l'ADC, con l'assessore di riferimento, non puoi realizzare niente. Se invece tu hai rapporti politici, e allora puoi realizzare il ponte. Tutti parlavamo di questo ponte di Piazzale Quinci, sappiamo che c'era il progetto, già quasi in itiner, alla fine non si è realizzato, c'è chi ci ha fatto la campagna elettorale sul ponte. Ebbene, il ponte sarà uno dei punti strategici della nostra campagna elettorale, che collega Piazzale Quinci con la parte del Porto Nuovo. E ti dirò di più, ed è un mio sogno, è un mio sogno, e voi sapete che io nei sogni ci credo. Lavoreremo eventualmente dopo per realizzare questo sogno con l'inaugurazione magari con un cronometro di Giro d'Italia, perché si può, ci sarebbe un percorso di 40 km, l'ho sognata, che si parte da Porto Nuovo, si arriva a Trefontana e si ritorna di nuovo. Sarebbe qualcosa di straordinario e Ma meraviglioso. intanto stai lavorando sulla Spring Edition a fine aprile. Sto lavorando, ho avuto un incontro proprio sabato con il primo cittadino perché ho detto sempre che la festa del pane alla pasta, la Spring Edition, la Cena dei Mille, tutti gli eventi come Missi Mare, come Statue, eccetera, eccetera, sono patrimonio della città. E quando noi che facciamo eventi perché ci piace promuovere il nostro territorio, ci piace fare parlare la città di cose belle, di cose positive, portando personaggi illustri del mondo della moda, dello spettacolo, significa che siamo capaci di spostare le montagne con la nostra passione. E lo abbiamo dimostrato voi quest'estate proprio a Piazza Mocarta e noi in quel di Borgata Costiera e anche sul lungomare di Mazara. Detto questo, è un evento che il sindaco vuole ripetere, mi ha detto che c'è la massima disponibilità, aspetta solo l'ufficialità della data per quanto riguarda le elezioni amministrative.
tutto lascia, presagire che saranno in concomitanza con l'Europa. L'8 e 9 giugno, quindi non ci sono problemi, sicuramente faremo la Spring Edition con la cena dei 1000 che va dal 27 al 30 aprile. Io già da domani sarò in campo per le attività attraverso le aziende che mi aspettano. Tra l'altro noi abbiamo fatto una cena di gala dove tutti hanno rinnovato con forza e fermezza la voglia di realizzare di nuovo questo evento, perché se siamo andati, come fate voi sui giornali nazionali, sulle cronache nazionali, vuol dire che qualcosa di importante l'abbiamo fatto in questi anni. Francesco, perché la gente dovrà votare Vita Ippolito? È la prima domanda elettorale che facciamo per queste amministrative 2024. Perché ha una certezza politica di una squadra dietro pronta a sostenerla, ma pronta soprattutto a realizzare progetti. Perché è una persona che ha dimostrato nel corso degli anni, nel corso della sua esperienza politica, di sapere amministrare, ma soprattutto perché è una grande donna. E quest'anno sarà, forse se non erro, voi che siete addetti ai lavori, siete abbastanza attenti, sarà il 50° sindaco che sarà eletto. Quindi ci saranno le nozze d'oro della città di Mazara del Vallo. E quale migliore espressione politica può essere di una meravigliosa donna? Ma soprattutto perché le donne, voi sapete, tu sei una persona che sei, diciamo, abbracciato dalle donne a casa, tra figlie e moglie, e la moglie è la colonna portante di una famiglia. Io, grazie a mia mamma e grazie a mia moglie, siamo riusciti in questi anni sicuramente a consolidare la famiglia. Detto questo, io proprio parto dal valore della famiglia. Mazara del Vallo è una grande comunità, ma è una grande famiglia, e se al timone abbiamo una colonna portante come Vita Ippolito, sono fermamente convinto che andremo a volare, ma voleremo sempre in alto, ma con la massima umiltà. Ma soprattutto dietro c'è una squadra di attori principali che sta facendo un grande lavoro in sinergia, con l'obiettivo di promuovere il nostro territorio, di realizzare fatti e non parole. Allora, noi in questo periodo stiamo invitando tutte le forze politiche e i movimenti della città. Ecco, ci tengo a sottolinearlo, perché abbiamo telefonato e chiamato a quasi tutti gli attori che sono in campo per queste amministrative. Ovviamente cercheremo di dare spazio a tutti, al centrodestra come stiamo facendo, alla destra, al centro, alla sinistra, ai movimenti, alle liste civiche. Vivi Mazara non ha colore politico, sarete tutti invitati qui, per cui c'è spazio per tutti. Potete anche telefonarci, noi vi diamo spazio, non escludiamo nessuno, perché la campagna elettorale qui su Vivi Mazara, vi assicuriamo che sarà scintillante. Raddoppieremo le interviste e non ci saranno attimi di pausa, per cui io auguro un buon lavoro a Francesco Foggia. Sicuramente ci rivedremo più avanti per vedere la forza dei fatti, se presenterà questa lista o si andrà, diciamo, a inserire in un altro contenitore, perché so che c'è un work in progress. Sì, diciamo che stiamo lavorando con tutta la coalizione per capire qual è la migliore soluzione. Io ci sarò, farò parte della partita, ma mi devi consentire, caro Piero, di ringraziare tutte queste sigle di partito e tutte le liste civiche, gli esponenti politici della città che hanno aderito a questo importante progetto, ma voglio ringraziare chi in chiave futura aderirà. La porta è aperta per tutti, noi non escludiamo nessuno, siamo persone civili, rispettiamo le persone anche di chi la pensa diversamente da noi, ma una cosa è certa, la proposta politica c'è ed è Vita Ippolito. E intanto stanno arrivando dei messaggi per te, in tuo favore, caro Francesco. Un messaggio dice: un altro grande che si candida per il bene della città e dei suoi abitanti, noi mazzaresi siamo fortunati ad averti. Io ringrazio questa testata di stima, vuol dire che questi cittadini hanno ben compreso il messaggio di questi anni che ha svolto Francesco Foggia. Hanno visto le mie azioni, l'ho fatto con umiltà, l'ho fatto con il cuore, ma forse anche le mie esperienze di vita che ho avuto nel passato, che mi hanno rafforzato, fortificato, perché io dico che nella vita si cade, ma solo i forti si rialzano. E io sono una persona in debito con la vita, perché se sono ancora in vita lo devo anche alle cure che ho svolto, ma soprattutto a tutte quelle grandi amicizie che mi hanno sostenuto nei momenti difficili. E se oggi la forza dei fatti esiste, è proprio grazie a tutte quelle persone che hanno creduto nell'onestà di Francesco Foggia, nella serietà e nella lealtà.
Grazie alla lealtà noi dobbiamo realizzare un grande progetto per la città. Grazie soprattutto al rispetto delle persone e soprattutto grazie a tutta quella gente che ha voglia di sostenerci. Io ringrazio tutte quelle persone che ci sosterranno, ma ringrazio soprattutto anche ai nostri avversari. Attenzione, ripeto, teniamo i toni bassi. Mazzara deve ritornare a volare, ma facciamolo con pacatezza, con umiltà e nel rispetto dell'uno verso l'altro. Solo così possiamo dimostrare anche alle città limitrofi che siamo diversi dagli altri. E noi fondamentalmente lo vogliamo essere e lo saremo. Intanto, a proposito di ringraziamenti, chiudiamo con il ringraziare anche noi della redazione i circa 80.000 iscritti nei tre profili Facebook di Vivi Mazzara che ci seguono 24 ore su 24. Grazie Francesco, buon lavoro col tuo centro destra. Ci vedremo più avanti anche con altre espressioni del centrodestra. Grazie e buonasera a tutti e alla prossima puntata. Buonasera, buonasera.